Il mare lo sport alleati per combattere l'asma tra le patologie in aumento nei bambini e negli adolescenti. Un progetto dell'associazione Sant'Erasmo Nautilus di Federasma e Fare Ambiente per informare e sensibilizzare sulla prevenzione ambientale e sul buon respiro. Protagonisti alcuni studenti tra gli 11 e i 13 anni dell'Istituto Comprensivo Montegrappa Sanzio. L'asma rappresenta circa il 5-10% delle patologie in età pediatrica. È in aumento in quanto sono in aumento le allergie ultimamente diagnosticate nei bambini e questo sicuramente è dovuto anche a uno stile di vita differente, alla presenza dell'inquinamento, allo smog, fumo di sigaretta, ma anche alla mancanza del contatto con l'allergene. È importante sicuramente la prevenzione e la conoscenza, quindi queste iniziative mirano alla diffusione e alla conoscenza dei sintomi dell'asma proprio per poi riuscire ad accedere in ambiente ospedaliero allo specialista, il quale poi potrà fare la diagnosi e potrà impostare una terapia e delle misure terapeutiche di prevenzione proprio per l'asma stesso. Il movimento è fondamentale in termini di cura e soprattutto prevenzione. Svolgere attività motoria in un ambiente naturale quale può essere quello marino, effettuare sport come la vela, ci permettono di curare questa patologia con gli elementi del setting naturale rappresentato dal mare. Giovedì il primo giro in barca per conoscere i vantaggi e le buone pratiche legati al mondo del mare. In tutto questo si aggiunge l'insostituibile apporto che può dare il mare nel dare momenti di serenità e di salute. Lo dobbiamo a loro, lo dobbiamo a noi, lo dobbiamo alla società. Ovviamente oggi abbiamo rinunciato all'uscita in mare, che è uno dei passaggi importanti di questo progetto, perché il tempo non ci ha permesso di farlo. Pertanto ci siamo dedicate con qualche ora in più al confronto, alla didattica, all'informazione. Bisogna informare, soprattutto informare, formare, queste cose qua. Certo, abbiamo avuto questa mattina l'aiuto dei medici, che è molto importante, perché sono chiaramente noi come associazioni possiamo diffondere, però quelli che sono le persone competenti sono decisamente i medici.